buonasera a tutti, vi ringraziamo a nome della Sergio Polenti Editore, Mondadori, per questo importantissimo incontro dedicato allo speciale di Tex numero 31, Capitan Jack. E questa sera abbiamo con noi il direttore editoriale Michele Masiero, Enrique Breccia, realizzatore per la parte grafica, e Vito Faraci per i testi. Una piccola premessa: Mauro Boselli purtroppo per ragioni lavorative non è potuto essere presente, mi porta i saluti a voi lettori che siete venuti qui in maniera così calorosa, e forti saluti anche a Tito Faraci, a Michele Masiero e Enrico Breccia. Vi ringrazio molto, lascio la parola agli autori, grazie. Poggiatore, scusate il piccolo comunque ritardo con cui partiamo, ma colpa mia, perché voi saprete probabilmente che la sede della Sergio Polenti Editore qua vicino, qua dietro, e quindi corro dopo aver timbrato il cartellino e reduce dalla giornata lavorativa impegnativa, particolarmente impegnativa in queste settimane che precedono l'estate, dove per noi la produzione di albi aumenta e quindi dobbiamo anche un po' correre e essere sempre sul pezzo con mille cose, quindi ci vediamo scorrere davanti tutti i giorni centinaia e centinaia di tavole a fumetti, e non dico che ci si fa l'abitudine, perché non è vero, non succede mai. Per ogni giorno per noi è una meraviglia vederci passare sotto gli occhi quello che poi voi vedete mesi e mesi dopo magari in edicola, però lo facciamo anche, no, in modo appunto lavorativo, e quindi con un occhio differente, e non riusciamo magari a soffermarci quanto dovremmo sulla bellezza di quello che sulla creatività di quello che ci passa per le mani ogni giorno, ossia i soggetti e i disegni dei vari disegnatori. In tutto questo ogni tanto ci sono delle straordinarie eccezioni, quindi che aggiungono meraviglia alla meraviglia di avere a che fare con artisti straordinari, veramente. Vediamo arrivare ogni mese un po' di tavole, restiamo a bocca aperta e meravigliati da quello che arriva, li accumuliamo lì, si accumulano, passano i mesi, a volte passano gli anni, adesso poi scopriremo esattamente questa mole di lavoro quanto occorsa per arrivare alla fine, e ogni volta davvero rimaniamo incantati dalle soluzioni grafiche, da quello che esce sulle tavole a fumetti, da questi straordinari talenti con cui abbiamo a che fare. La Scollana dei Texoni era nata ormai quasi 30 anni fa, nel 1988 la prima uscita, proprio per ospitare dei disegnatori esterni dalla cornice classica degli autori di Tex, e Sergio Bonelli aveva già individuato alcune figure. La prima era stata quella di Guido Buzzelli, negli anni sono venuti anche, oltre a talenti interni alla casa editrice e disegnatori di Tex o futuri disegnatori di Tex, anche incredibili guest come può essere stato Magnus o Joe Kubert, talenti internazionali, Victor Della Fuente, José Ortiz, inutile che li elenchi tutti, lo sapete meglio di voi. Siamo tornati un po', io credo, proprio alle origini dei primi numeri, ospitando su questo texone un autore che ha fatto la storia del fumetto internazionale. Noi veramente ogni volta guardiamo ammirati questa cosa, e quando la possiamo avere stampata, no? dopo anni, appunto, dopo tavola che si accumulano, dopo le varie presentazioni che abbiamo fatto in giro, dopo la promessa che sarebbe arrivato, finalmente poi arriva il prodotto finito e ti rendi conto davvero di aver potuto lavorare con un talento incredibile che ha fatto la storia del fumetto internazionale, Enrique Breccia. Noi facciamo un lavoro strano e incredibile, ogni giorno ci meraviglia sempre di più, e ci dà anche appunto la fortuna di insomma, come si dice, no, è lavoro, quindi alla fine ha anche i suoi lati meno creativi, più burocratici, no, più tecnici, eccetera, però la gioia di poter poi realizzare questo, di vedere sotto gli occhi e nelle mani dei lettori, che poi ci restituiscono con questo il loro affetto, sapendo, no, la responsabilità che abbiamo anche nei confronti di chi ci comprerà e ci leggerà e dirà la sua, no, su questo e quello.
è proprio veramente una gioia incredibile. Quindi, beh, la mia fortuna di fare questo lavoro, no, ancora non ci credo, no, ogni giorno. Al di là dell'apporto grafico incredibile, di cui poi parleremo con Enrique, Tito Faraci ha scritto appositamente per lui, pensando al suo segno, alla sua attività, una storia che poi ci spiegherà anche, che è venuta anni e anni fa in mente dopo discussioni con Sergio Bonelli, no? Una sua idea, ecco, uno degli ultimi progetti di cui, e poi ce lo racconterai esattamente, e anche lui ha vissuto ovviamente mese dopo mese l'emozione di poter, che io credo, essendo anche in piccolo, nel mio piccolo, anche sceneggiatore di qualche storia, ma vabbè, Tito ha scritto migliaia e migliaia di pagine e quindi sicuramente più addentro di me a questo tipo di cosa, ma vedere concretizzarsi su una pagina fumetti quello che uno sceneggiatore ha immaginato e ha cercato di descrivere al disegnatore, portandogli le sue emozioni perché lui poi le riportasse su carta, è una magia che ogni volta si ripete, ma ovviamente quando si parla di talenti di questo tipo non si può che rimanere abbagliati. Quindi anche grazie a Tito per aver lavorato a questa storia. No, questo è proprio morto, quindi noi andiamo, parleremo uno alla volta. Parlerete se io vi darò il microfono, diciamo. Niente, scendiamo allora un po' nel dettaglio, visto che il lavoro di... Ti ricordi quando l'hai iniziato esattamente, Enrico? Quando hai iniziato esattamente questo lavoro? Quanto tempo fa? L'ho iniziato nel 2012. Sì, e l'ho finito poco tempo fa. Quindi è stato un lavoro veramente impegnativo. Veramente impegnativo. E tu l'hai pensato anche molto prima, perché ci dicevi che ne avevi discusso con Sergio Bonelli, che ci ha lasciato nel 2011, è un progetto di cui voi avete parlato e discusso anche prima che si venisse a realizzare, insomma, già quando avevamo in mente di coinvolgere Enrique in questo progetto. È andata così, è giusto dirlo, sono stato molto fortunato perché a un certo punto, sorprendendomi, Sergio Bonelli mi ha fatto questo meraviglioso regalo di affidarmi questa sceneggiatura, di affidarmi la sceneggiatura del mio primo Texone con un autore così importante. Ero molto, molto preso da questa responsabilità ed ero molto preoccupato, anche molto imbarazzato, e sono andato, beh, si può anche dire, capita a tutti, sono andato un po' in confusione, cioè non mi veniva l'idea giusta. Continuavo a girare, venivano anche idee buone, una l'abbiamo utilizzata per un altro text che sto scrivendo, però poi Bonelli mi diceva, no, ma dai, ma Tito, non è quella giusta, no? E poi a un certo punto mi ha chiamato questa Marcheselli, ma Marcheselli mi ha detto, guarda, stai fermo, perché Sergio mi ha detto, mi è venuta un'idea, voglio... Dire a uno sceneggiatore, stai fermo, è pericolosissimo, no, perché generalmente uno tende a fermarsi. Gli è venuta un'idea giusta per il tuo text. E allora un po' di tempo è passato, lui ha cominciato a anticiparmi un po' il tema, così per me. E poi a un certo punto io ero in Sardegna, dove tutti vanno a nuotare la mattina, io resto sempre in veranda a lavorare, è vero. E mi ha telefonato Sergio Bonelli e mi ha detto, hai da scrivere, perché non ho voglia di scriverti, prendi appunti tu. No, non voglio mandarti un file, non voglio. Tu prendici appunti e mi ha raccontato. Mi ha raccontato la storia, mi ha raccontato l'episodio storico, perché questa è una storia, si dice ogni tanto che la storia, quella con la maiuscola, è nemica delle storie, quella con la... invece in questo caso, come se è una tradizione importantissima della Bonelli, e anche delle storie di Sergio Bonelli in particolare, la storia è molto amica delle storie, sempre utilizzato, Sergio Bonelli è molto appassionato di storia, e lo usava ovviamente come carburante, come materiale per le storie che scriveva. E questo è proprio in questa sua grande tradizione. E mi ha raccontato, mi ha detto, poi guarda, quando torni ti do del materiale, ti do delle cose da studiare, ma ho tantissime cose in realtà, ho rischiato un po' di perdermi lì, e mi ha detto quale era l'idea, mi ha indicato anche quali riferimenti potevano essere anche di tipo cinematografico, le tue materiali, e me l'ha raccontata, compreso il finale, questo finale che non voglio anticipare, sarebbe ovviamente un peccato, però in cui c'è questa cosa, forse si può dire, insomma, un'amarezza, no? che è di certe cose che erano anche di Sergio Bonelli, di certi suoi racconti, di certo il suo modo di raccontare le cose.
E io ho preso tutti questi appunti, sono tornato, ho messo giù un soggetto definitivo che andava bene, poi ho cominciato però un lungo lavoro, veramente lungo, perché ho cominciato a scriverla dopo, alla fine dell'estate del 2011. Ho fatto subito un pezzo abbastanza lungo perché voleva vederlo cos'è, li voleva verificarlo, e poi l'ho portato avanti anche con molta fatica. Infatti ho cercato di rendere una storia che si leggesse in maniera semplice senza far sentire la fatica che c'è dietro. Però ripeto, questa storia, l'idea, lo spunto di questa storia mi è stata regalata da Sergio Bonelli. Mentre lo scrivevo mi veniva in mente tantissime volte, poi pensate con che animo da un certo punto in poi, no? Ed era un bello e un po' doloroso, ve lo dico voi sinceramente. E ogni tanto, soprattutto quando sono arrivato a quel finale, ho pensato come era nelle sue corde. E quindi lui si è proprio fermato, ho detto, devo cercare di... un personaggio che resta un po' sconfitto, sì, no? Devo cercare, la storia con la maiuscola alla fine sconfigge le storie. Purtroppo, no, questo, non si può cambiare. Quando sono arrivato lì a quel finale, mi sono proprio fermato, ho detto, devo mettercela tutta. Certo, senti, e tu sapevi che questa sceneggiatura sarebbe andata in... Certo. Tante mani, quindi... No, avevo avuto una raccomandazione importantissima, sia da Sergio Bonelli, sia da Mauro Marchesiani in particolare, ma è giusto, secondo me è una raccomandazione giusta e anche buona come stimolo narrativo, di fare in maniera che ci fossero delle cose da segnare belle, che fosse, che di dargli delle cose su cui, che la sceneggiatura fosse un punto di partenza, ecco, non un punto d'arrivo, perché tanti miei colleghi un po' sbagliano in questo, poi controllano che il disegno sia rispettoso, quelle cose lì un po' maniacali, no? Come invece la sceneggiatura fosse per il disegnatore un punto di partenza, qualcosa che gli permettesse di mostrare la sua arte. In questo senso, sfogliando queste pagine, io dicevo prima, aprite una pagina a caso, fate l'esperimento, aprite una pagina a caso qualunque e trovate davanti un capolavoro dal punto di vista grafico. Proprio qualunque, ma guardate, ma no, sembra che abbia avuto una mano fortunata, riuscito, non so se sembra che abbia avuto una fortunata, ma poi fanno continuamente, no? Quindi mi è stato chiesto, ho fatto uno sforzo in questa direzione, dare qualcosa che fosse, che lo facesse anche divertire, infatti me l'ha anche detto e sono stato contento. Speriamo che sia vero, sì. E quindi possiamo definirlo un altro text autore, no? Tra i tanti autori che sono entrati, voi due... perché è il primo texone per entrambi, no, in fondo, quindi battezziamo mai davvero, ma è pensato come iniziare a Vico e Breccia, mi sono bullato per un bel po', continuerò a bullarmi. Continua, anzi comincia da oggi, no? Se resterà è tutto merito suo, secondo me resta. No, i meriti sono sempre condivisi chiaramente perché gli stimoli arrivano in partenza, no, poi ci sono vi racconto questo aneddoto, secondo me lui si è dimenticato, che poi un giorno sono andato in redazione casualmente, dovevo consegnare delle cose e c'era lui, poi siamo anche usciti anche a pranzo, c'era Enrico Breccia, e me l'hanno presentato un po' rapidamente, lui mi ha stretto la mano, gentile, ma dopo un po' si è girato e ha detto, ma tu sei Tito Faraci? Ha detto sì, allora si è ripresentato stringendomi la seconda volta. Ho detto, beh, ti è piaciuta la sceneggiatura. Infatti no, mi sto molto divertendo. Ho detto, questa è la ripresentazione. Mi ha molto divertito questa cosa. E te l'ha stretta proprio forte, come la prima. Sì, non che prima gaucho, no? Enrique, allora, tu hai lavorato per qualsiasi editore del mondo, quasi. Hai un curriculum, pur essendo giovanissimo, no? Hai un curriculum, un ragazzo, no? Puoi fare fumetti se resta ragazzi, no? Tutta la vita. E quindi vabbè, possiamo dire che un mito ha incontrato un altro mito, no? Come è successo per altri texoni, che Tex e un grande disegnatore di fama internazionale si sono incontrati. Com'è stato questo incontro con Tex? È stato veramente... non so come definirlo, questo Dex me lo aveva chiesto tanti anni fa Sergio, quando io viveva ancora in Argentina, e io prendeva impiego, non poteva farlo. Finalmente quando ho venuto alla Italia nel 2011, mi riuní con Sergio, fuimos a pranzo
E me lo ha chiesto, accetté naturalmente, volentieri e onorato. E purtroppo meno di una settimana dopo quel pranzo se n'è andato. E quindi il fatto di aver pranzato con Sergio, di aver stato dopo la disapparizione immediata, sì, quasi immediata, del Sergio, il lavoro mi ha dato un senso, non so come, io non voglio drammatizzare perché non sono drammatico, però veramente era come un obbligo morale riguardo all'amico, no? Un senso di responsabilità. Sì, un senso di responsabilità molto speciale. Sì. Quello riguardo a Sergio, riguardo al personaggio, che è un personaggio che spaventa veramente, sì, perché è un'icona, è un mito, una cosa, cioè, mamma mia, no? Non è qualsiasi cosa. Io ho fatto per il mercato americano Wolverine, Batman, Batman, altri miti, sì, mica sì, da lì, però nessuno di quel mi ha fatto l'effetto, questa impressione, mi approssimé con molto rispetto, no? Con molto rispetto, e ho trovato la magnifica sceneggiatura di Tito, e quando comencé a disegnarla, la prima 30 tavola, in seguito era cada vez più impegnativo il lavoro, cada vez era più accurato, più il tratteggio era più complesso, sì, sì, era, sì. Era quello si vede, credo, ma infatti, no? Ne abbiamo parlato anche tante volte, no? Sì, che tu sì. Poi andando avanti hai sentito la responsabilità, mi raccontavi anche di tutta questi dei lettori di Tex da 50 sì, anni a quella parte e all'impegno che quindi c'era è avuto, stato no? l'ho fatto con allegria, l'ho fatto con molta allegria. L'ho fatto con quella responsabilità di avvicinarmi a un mito come il personaggio, e l'ho fatto, ho messo l'anima in questo lavoro, sì. per tutto qui. E beh, io direi che la si vede anche, no? Cioè adesso se vogliamo, appunto come diceva Tito prima, aprire una pagina a caso e vedere, cioè direi che l'anima di Enrico Breccia c'è tutta, a parte che c'è tutta riconoscibile un po' il suo mondo, la sua mano, la sua sensibilità, le sue caratteristiche, quello che lui ha fatto nel corso di questi anni fino ad arrivare fino a qua, e credo che al di là di tutto su questo testo ci sia anche una summa di tutto quello che tu hai fatto, no? C'è Alvar, sì, Mayer, ci sono le tue atmosfere, ci sono i tuoi soli spezzati, ci sono le tue foglioline che volano continuamente. Questa cosa Eleuterio Serpieri te la ricordava in un altro, sì, incontro, è vero, questa è poesia significata un po' da questi piccoli elementi che si rincorrono, no? Mm-hmm. E poi c'è il tuo Tex che c'ha quel naso lì, insomma, no? Sì. Da dove sei partito quando hai dovuto costruire la figura di Tex? Cosa hai guardato? No, semplicemente l'ho fatto. Ti è uscito, mi è piaciuto, ti è uscito così. Sì, sì. Tu dicevi l'hai fatto con allegria, per quanto la storia sia molto drammatica, molto cupa. Sì, però è tanto ricco, tiene tanta ricchezza grafica la sceneggiatura di Tito che mi trasmettia la gioia di disegnare. Tiene tantissimo lavoro, però lo faceva con gioia. Gioia. Non c'è nessun'altra parola, sì, sì, per definirlo.
Hai avuto una difficoltà all'inizio a entrare nel mondo di Tex? No, oppure? No, assolutamente no. Però poi ci sei entrato completamente? Sì, mi sono sommerso nel mondo del Tex. E certo. E perché ci hai messo 4 anni a fare questa cosa? Giustamente perché è stato fatto con tanta cura. È vero. E niente, io gli farei un altro applauso. E mi lascia un po' senza parole con il suo disegno. Grazie. E vabbè, qui stavamo un po' sfogliando appunto le pagine e i vari personaggi. Tu ti sei rifatto a documentazione che ti veniva passata per i personaggi storici? E riguardo ai Modox, hai molto poca documentazione grafica. Esiste poco, sì. Molto poco. E quindi tomato lo poco che aveva, certo, quello che avevi, hai inventato un po'. Sono diventati tuoi anche loro, insomma, un sì. Po' i tuoi personaggi, esatto, no? Quel tipo esatto. Di atmosfere lì. Ribalziamo un attimo di nuovo a Tito, raccontaci invece tu, cioè questa storia così drammatica, proprio legata al discorso storico, no? Che ci dicevi, questi personaggi. Tu ti sei documentato sulla loro storia, oltre a quello che ti aveva passato Sergio, hai fornito documentazione a Enrique? Cioè, documentazione dal punto di vista visivo c'è davvero molto poco. C'è un film con Charles Bronson che mi aveva segnalato Bonelli stesso, ma dicendomi anche dargli un'occhiata, ma poi dimenticatelo, per dire, tanto era lontano da questa cosa. E, è stato scritto. La battaglia di cui parlo, quella delle lette di lava, è avvenuta veramente, le cose sono andate così. Rischio ovviamente di rovinare le sorprese importanti della storia, però una cosa che succede alla fine, un momento molto drammatico, è andato davvero così. È un capitolo molto drammatico, diciamo crepuscolare, un po' della fine, del declino, della fine di quello che è stata... chiamiamola così, il suo nome non è civiltà dei nativi americani. E c'è anche quel paradosso, per cui in realtà in modo che erano anche apparentemente integrati, perché vestivano come l'uomo bianco, no? Portavano le pistole come l'uomo bianco, cavalcavano come l'uomo bianco, ma in questo c'era anche il sottolineare l'essere diversi, no? Essere diversi da loro. E una storia che in questo momento, raccontando in questo momento in Italia e in Europa, ha senso, cioè no, io non dimentico mai le mie idee, la mia visione del mondo, anche politica, mentre la facevo, per una volta in Tex pensavo delle cose, mi guardavo attorno, pensavo a persone che si integrano con difficoltà all'interno della nostra società, che vengono sempre un po' rifiutate per quanto cerchino, e che ci sia questo quando le città si fondono ci sia un momento anche sempre drammatico di scontro, inevitabile. E c'erano questi temi grossi, temi molto drammatici, è una storia per forza, è destinata a finire così, perché la storia è questa, a questo punto la storia con la maiuscola mi guidava da quella parte. Diciamo che anche i problemi erano inserire in Protex, esatto, no, che è strano e particolare trovare queste storie all'interno di Tex. Non tanto perché non ci possono stare storie più crepuscolari, no? Che possono però lui deve essere determinato, deve essere il motore della storia. Questo esatto, è stato il punto di vista lì, mi ha aiutato Sergio, ma posso che una soluzione ho trovato anch'io. Trovare un sistema per cui Sergio Tex diventasse il motore della storia. Alla fine uno dicesse, se levassimo Tex da questa storia le cose non sarebbero andate così, ma addirittura nella storia con la maiuscola, e giustificare perché lui non entri nei libri di storia. Su questo ho trovato poi una soluzione, per cui in qualche maniera preferisce starne fuori, preferisce essere dimenticato, non essere coinvolto in questa cosa. Ha fatto quel che doveva, ma poi esce di scena in maniera forte, in maniera decisa, senza che sia una ritirata, ma anzi un volere non essere complice. Ecco, forse questo è il termine giusto, non volere non essere complice di quello che succede. E quindi è una storia molto densa, molto drammatica, molto crepuscolare, con questa ambientazione poi particolare, visto davvero questo posto, e su questo invece ho trovato tante foto, certo. Vedete un posto che esiste ancora, c'è la nebbia che ha disegnato in maniera fantastica, lì mentre lo facevo dicevo, guarda, è una bella sfida, totalmente stravinta, oltre ogni
mia aspettativa, e un altro sforzo è una storia così, con questi elementi così pesanti, riuscire a renderla una parola di cui noi che facciamo fumetti, e questo tipo di fumetti non dobbiamo mai avere paura, riuscire a renderla divertente. Beh, l'atmosfera poi che è riuscito Enrique a rendere c'è tutta in questa, rispetto alla sceneggiatura che hai detto tu, perché l'atmosfera alla fine si fa cupa, le foreste diventano cupe, no? Per quanto aleggi un'aria poetica, questa ambientazione dei letti di lava è sicuramente inquieta, quasi lunare, no? Il sole stesso, i soli sono sempre dei soli un po' malati, no? In questi ambienti così, quando uno racconta una storia, la racconta, poi la disegna, danno sempre l'idea che tu ci metti dietro uno sfondo che è qualcosa che sopravviverà alle miserie umane. Cioè che quello che sta avvenendo, per quanto sia drammatico, avventuroso, terribile, okay? non riuscirà a scalfire questa cosa, di una natura, di un mondo, di qualcosa che riuscirà a superare e andare oltre queste miserie, queste avventure, questa incombenza del paesaggio. Io ho cercato di farla passare sono felicissimo di come questa cosa è stata amplificata. Certo. Cioè, io speravo di una cosa e mi è stato dato molto molto di più, ripeto, sono stato davvero molto fortunato. Mi sono compiuto. Lo ringrazierò all'infinito, posso portare i miei ringraziamenti infiniti, ogni tanto lo chiamerò, lo ringrazio di sorpresa anche di notte. Così. Certo. Sarà molto felice. No, dicevo, strano, può essere strano trovare questo tipo di storia all'interno della saga di Tex, non tanto perché non ci possano appunto stare storie crepuscolari, tu dicevi nolittiane, no? Sergio aveva una concezione dell'eroe meno tutto d'un pezzo, meno vincente, però con Tex doveva fare i conti con uno che invece sa sempre quello che vuole. È stata una buona provocazione, perché tendo a fare un Tex spaccamontagne, qua non potevo, ero costretto per forza, non poteva andare da, cioè non poteva risolvere tutto, non poteva. Quindi ho avuto questa cosa che mi ha obbligato, fin dall'inizio sapevo che non c'era la possibilità di fare che alla fine metteva tutto a posto, chiaro. Non c'era questa possibilità, mi era stata negata, e però questo, a volte i limiti danno dei vantaggi, è una contraddizione del nostro mestiere. Sì, dicevo, non tanto appunto perché Tex non possa vivere storie di questo tipo, ma perché la sua epopea si svolge idealmente in un periodo della storia del West in cui questo declino del popolo indiano, per esempio, non è ancora avvenuto, anche se ne vedono le avvisaglie, loro stessi hanno un certo pessimismo, pur essendo dalla parte degli indiani, pur lottando per gli indiani, volendo, lui capo dei Navajos, no? Poi, quindi volendo sempre portare avanti la loro bandiera, le loro rivendicazioni, un fondo di quello che succederà diciamo pesante. E invece con i Monok datiamo il periodo storico in cui può muoversi Tex ragionevolmente, di questa storia si svolge proprio nel limite massimo in cui un autore può spingersi, esatto. Altrimenti quindi diciamo che con i Monok abbiamo un po' una visione purtroppo del futuro, no? Di quello che del passato per noi, ma del futuro per Tex, certo, quello che sarà. Certo. Drammaticamente. Se uno si immaginasse un'epopea di Tex in cui viene questo prima, questo dopo, si mettesse a fare un'operazione, secondo me sono operazioni che qualcuno fa, ma sono anche un po' ansioso. Però mettesse questa storia che è successa prima, quest'altra dopo, questa finirebbe sicuramente nella parte finale, diciamo, certo, così. Certo. Non che abbia voluto mostrare un Tex più vecchio, eccetera, eccetera, però in una maturità sua di uomo come epoca storica si svolgerebbe, diciamo, sul limite. Torniamo di là. Enrique, quali sono a te i personaggi che ti intrigano di più? Per esempio, Tex è un personaggio, come diciamo, tutto d'un pezzo, ma forse a te piacciono anche i personaggi un po' più disperati, un po' perdenti, no? Quelli che hai disegnato, qualcosa hai anche scritto, sì, tu nel corso degli anni, no? Sì. Più tormentati. Sì, è vero. Tex com'è rispetto ai tuoi soliti personaggi, soliti, quelli che hai avuto la fortuna di disegnare Tex, negli anni? Per me Tex è un simbolo dell'uomo che cerca giustizia, non sempre la legge, ma la giustizia. Tex non è un cowboy, no, è un ranger, un'altra ranger, cosa, non è un lavoratore a cavallo con la mamandria, con i mucchi, no, quello è un ranger. E quel senso della giustizia accanto alla difesa del più debole,
anche dei popoli indiani, quello le dà un senso morale molto molto forte, molto forte. E credo che Tex è un personaggio complesso, veramente complesso. Apparentemente no. Infatti, se apparentemente no, si direbbe il contrario, no? Che sia invece molto. Sì, no, è tutto un peso, è tosto, sì, però credo che mamma mia, in italiano non mi scuso perché se parlo che parlavo in italiano tra di noi. Allora, la facciamo in spagnolo da qui in avanti, parlo così facciamo italiano tutta come figura penerosa, io e Tito. Veramente. Diceva che è un personaggio complesso, che è un personaggio pieno di facetta, no? Sfaccettature, sì. Se capisce. Sfaccettature, sì, è complicato. Bene, quindi è un personaggio che entra nelle sì, tue corde. Sì, un senso dell'amicizia, sì. Quella che si trova unicamente quando si arriesga la vita accanto all'amico, che in questo caso è Kit Carson, certo. Quella è un'amicizia che non si toglie più e l'accompagna per il resto della, certo, della vita. Non c'è bisogno di discutere. Molto, molto forte, perché la morte è la che lo unisce, no? Certo. La possibilità della morte. No? Che belle queste parole, no? Sì, bene. E di cavalli, volevo parlare con te dei cavalli. Perché tu avrai fatto fatica a disegnare dei cavalli, proprio una fatica tremenda, no? Terribile. È una cosa che non li avevi mai disegnati e non li avevi mai visti anche, forse. Mai visti. Solo nel zoo. Come? Raccontaci qualcosa dei cavalli. Un'altra cosa che mi ha avvicinato moltissimo a Tex è giustamente quello che la figura del cowboy, del ranger, dell'uomo che fa il suo lavoro a cavallo è molto vicina al gaucho argentino. Io ho vissuto tutta la mia vita nella campagna, accanto ai cavalli, allenavo cavalli, e so che cosa si trova, il senso di libertà che si trova andando a cavallo, sopra un cavallo, galoppando di fronte la pianura sconfinata, no? Quello è una cosa unica. E quello mi rendeva molto più vicino al personaggio. Parecchie similitudini tra il gaucho e il cowboy, perché in Argentina abbiamo avuto una guerra contro gli indiani, che también erano indiani della pianura, non usavano arco e flecha, però usavano una lanza. E l'abbiamo fra l'altro raccontata in un texone meraviglioso di Boselli e Frisenda, uscito qualche anno fa. È vero, Patagonia. Bellissimo, Patagonia. Usavano una lanza di 4 metri, anche di più, voliadoras, e c'erano sus armas, no? Il coltello. Quindi la vita di un uomo della frontiera americano e la vita di un gaucho del secolo XIX era quasi esatta, lo stesso. Quindi tu sei nato per fare Tex. Com'è che abbiamo aspettato fino al 2016 per avere il tuo Tex? No, mi trovo molto, molto, molto a mio agio. È peccato che adesso invece, dopo Tex, sei tornato a disegnare grattacieli, no? Come? Città, adesso disegni grattacieli, città. Sì, sì, sì. Adesso sì, hai cambiato completamente. La Manhattan, no? Sì. Ma, sempre Tex. Naturalmente. Dopo Tex c'è Tex, allora. No. Possiamo dare questa notizia? Sì, sì, sto facendo quello. Che siamo riusciti a tenerti chiuso nella casa editrice? Affortunatamente, no? Per me.
E sto facendo il text a colori, quello del... di cui vi mostro qui un personaggio, sì. So Snake Man, con sceneggiatura di Mauro Boselli, sì, molto bello. Questo sarà un text alla francese, diciamo, no? Questi sì, cartonati, sì, di 48 sì, pagine, sì, pagine. Con un'inquadratura di pagina un po' diversa. No? Quindi avrai un po' di libertà, che qui non hai avuto tanto per colpa di Tito, no? Che ti ha... Ho avuto tutta la libertà, sì. Sto facendo quello. E quindi dopo test c'è test, che abbiamo catturato, insomma, speriamo, sì, sì. No? Speriamo. L'abbiamo catturato e speriamo di non mollarlo, non dico più, ma almeno per tanti tanti anni. Ringraziamo Enrico Barenza, ringraziamo Tito Paraci. Grazie davvero per questa cosa che ci avete regalato, con tanto amore, con tanto impegno, con tanto lavoro. Di cui siamo orgogliosissimi. Vi lascio per firma copie e due parole che volete sappiare. E noi ringraziamo Michele Amadeo, è stato veramente permesso al nostro arte.